Un frigo portatile a compressore. Tempo fa sono stato contattato da Vevor per recensire un loro prodotto. In questo caso quello che mi hanno chiesto di recensire è un frigo portatile a compressore. La cosa particolare dei frighi a compressore è che, come le pompe di calore, hanno un basso assorbimento e un'alta resa. Vevor è un sito dove vendono prodotti generalmente per l'outdoor, per le officine, per la campagna, per l'orto. Vendono un po' tipo una specie di Eurobrick online, diciamo, però con robe un po' più particolari. Hanno addirittura tipo i cinebasti che tutti mettono sui camper autocostruiti, eccetera eccetera. Hanno veramente tanta roba e in tutti i casi, come sempre, vi lascio il link in descrizione. Un freezer 35 litri che può essere sia frigo che freezer, perché è tutto controllabile tramite app o tramite il suo display. Ma da buon tecnico, io ho controllato dentro e ha proprio il compressore come su una pompa di calore, insomma. Infatti quando lo accendi la senti partire. Allora, questo che mi ha mandato è un 35 litri, parte freezer e parte frigo, però c'è la possibilità di scegliere la temperatura, nel senso puoi scegliere che diventi totalmente un frigo. Io in questo caso, piuttosto che star lì a fare delle recensioni dove vado in un bosco e vi faccio vedere che c'ho giù la birra ghiacciata, in questo caso ho deciso di fare una prova più pratica, e più pratica soprattutto per voi che magari siete interessati a comprarvi un frigo per le vostre macchine, per i vostri furgoni camperizzati, eccetera eccetera. Ho deciso di, nel mio camper, essendo che in dotazione erano ovviamente in una scatola che ho aperto e ho lasciato a casa, ti danno il cavo di alimentazione 220 e in più ti danno il cavo di alimentazione a 12 volt. Allora io farei una prova di questo genere: lo collego direttamente al camper, lo accendiamo, vediamo come funziona l'app e vediamo quanti minuti ci mette ad arrivare in temperatura, collegato appunto all'alimentazione del camper. Facciamo questa prova con il 12 volt e facciamo la prova con il 220. Questo per recensire al 100% un prodotto che mi mandano, perché ultimamente mi stanno mandando diversi prodotti da recensire e la cosa più giusta, secondo me, è provarli proprio come si deve. Quasi tutti i prodotti che mi arrivano io li tengo per me. Qualcosina magari di doppione lo do via, però la maggior parte delle volte, se accetto un prodotto, è perché appunto mi serve. In questo caso forse il frigo, essendo che, come ben sapete, nel camperone c'è un bel frigo di generose dimensioni. In questo caso magari appunto questo non è che mi servirà, però proviamolo e vediamo come funziona effettivamente. Allora, innanzitutto la capienza lo provo con una bottiglia di Coca-Cola da tipo un litro, 6,66, e una birretta. Allora, diciamo che di birrette in un 35 litri ce ne stanno giù parecchie, perché insomma, guardate, abbiamo il cestello estraibile. Se lo mettiamo in modalità freezer, ci fa questa parte freezer e questa parte invece frigo, quindi è ben divisibile. In questo frigo hanno lasciato più spazio alla parte freezer che alla parte frigo. Infatti la parte frigo sarebbe questa qua piccolina e questa invece sarebbe la parte freezer. Però in tutti i casi c'è la possibilità di regolare la temperatura, quindi se volete tutto frigo potete mettere tutto frigo. Accendiamolo. Appena lo accendo vediamo la scritta L, che è low, quindi è potenza bassa. Vediamo la temperatura interna del frigo e qui vediamo quanto è impostato. Lo mettiamo a meno 5 gradi. Una volta collegato, semplicemente scaricando una semplice app che si chiama Smart Car Refriger, andiamo a collegarci con il frigo e vediamo appunto a quanto è impostato e il livello di velocità con cui vogliamo raggiunga il set che gli abbiamo dato. In questo caso siamo a 26 gradi, gli mettiamo la velocità massima, high, automaticamente va sulla H di high. Temperatura attuale 26 gradi, meno 5 gradi è la temperatura che abbiamo richiesto, sono le 16:59. Vediamo quanto ci mette arrivare a meno 5 gradi.
collegato alla 12 volt. Questo è, secondo me, il test più interessante che si può fare su un frigo, perché a chiacchiere sono capaci tutti, ma questa è la realtà. Vediamo appunto la tensione della batteria. Allora, sono passati 9 minuti collegati alla corrente 12 volt, all'accendisigari. Attualmente siamo a 14 gradi e diciamo che la sta abbassando vertiginosamente, 13 adesso. Scende parecchio, è in modalità massima e in questa modalità proprio consiglio che il veicolo sia acceso, però sta andando giù di brutto, insomma. 18 minuti, meno 5, è arrivato in temperatura in 18 minuti, potrebbe arrivare a meno 20, però sti cavoli. Sapevo e sappiamo tutti che i frigoriferi e compressore lavorano molto meglio. Adesso facciamo un'altra prova, lo apro. Qua si sente proprio, si vede anche il ghiaccio. Lo faccio riscaldare di nuovo e facciamo la stessa prova con la 220 e vediamo quanto ci mette con la 220. 4 portabirre, maniglia anteriore, maniglia posteriore per portarlo, sono in alluminio, non è plasticone. Diciamo che da qualche anno lavoro con aziende che hanno prodotti che vengono dalla Cina, come Revor, come qualunque altra cosa, anche l'iPhone che utilizzo regolarmente viene dalla Cina, ma devo dire la verità che come con brand come Olight e Ecoflow o altre aziende, e in questo caso Vevor che mi ha mandato questo frigo, devo dire la verità che la qualità negli anni è aumentata di parecchio di più. Ci sono ancora le classiche cinesate, che chiamavamo una volta cinesate, ma ci sono veramente dei prodotti di alta qualità che fanno invidia al mercato europeo, insomma. Allora, l'idea principale era di testare il frigo subito dopo in camper, però ho aspettato ancora un'oretta e non si scongelava, rimaneva sempre freddo e quindi non sarebbe stato un test veritiero. Allora l'ho portato qua nel mio laboratorio, l'ho lasciato riscaldare e adesso proviamo con la corrente a 220 e vediamo in che velocità arriva in temperatura. 26 gradi, temperatura richiesta è sempre meno 5, chiudiamo il coperchio. Sono le 13 e 13 minuti, 26 gradi, vediamo con la corrente 220 quanto ci mette a raffreddare. Io penso che ci metta lo stesso tempo, perché è collegato sia alla 220, però c'è un trasformatore che mi trasforma la corrente, quindi sicuramente ci mette lo stesso tempo. Mettiamolo alla prova. Vi dicevo, c'è il tasto serratura, suona, si sente il beep, ma non serve a niente perché il frigo si apre e quindi non so cosa voglia dire serratura. E l'abbiamo sempre tenuto su high, quindi 13 e 15. Adesso in questo momento andiamo avanti, vediamo quanto ci mette. Vi ricordo che sul sito Vevor c'è su un bordello di roba e se volete c'è anche un codice sconto qua sotto. È sempre carino quando ti danno dei codici sconto, perché appunto ti permettono di risparmiare qualcosina, e devo dire la verità che anche io, se cerco un determinato prodotto che magari ho visto ancora online o durante qualche recensione, prima cosa che faccio prima di acquistarlo online, cerco se c'è un codice sconto, se qualcuno l'ha recensito e ha un codice sconto, perché risparmi sempre quei 15, 20, 30 euro così, insomma, non fanno mai male. Allora, 13.32, si è spento, è arrivato a meno 5. Ora devo fare un calcolo di chi ci ha messo meno, se la corrente o il 12 volt. Bene, questa video recensione del frigo della Vevor termina qui, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!